Questa volta parto dal posteriore dell'auto perché voglio farvi capire subito con un'immagine di cosa stiamo parlando. Beh, di lei, della Golf R Restyling, la riconosciamo benissimo da dietro perché è cattivissima grazie ai 4 terminali di scarico che sono arrivati su questa versione, la Golf 7 R. Tra l'altro l'esemplare qui è esposto a Ginevra, estrattore in nero lucido e 4 bombardoni firmati a Krapovic, opzionale. Anch'io li vorrei sulla mia Golf R se ne avessi una, variante a 3 porte, abbiamo detto Golf R Restyling. Quindi vediamo un po' com'è cambiata. Beh, si tratta proprio di piccoli ritocchi e di allestimenti un po' più sfiziosi, come testimoniano qui le cover degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio e il frontale. Lo sappiamo, la Golf 7 è stata sottoposta a un bel restyling di metà carriera e anche la R eredita queste novità a partire dai gruppi ottici full LED con questi 2 nuovi baffi per le luci diurne, e poi qua sotto è ancora più cattiva con queste modanature sempre in nero lucido che contrastano con questa carrozzeria verde acido, proprio cattiva, difficile da digerire in una lotta di accelerazione al semaforo con questa Golf R, perché insomma le prestazioni qui non mancano. Ma prima di parlarvi di loro, delle prestazioni, guardiamo dentro. È la Golf Restyling dentro, quindi abbiamo un sedile sportivo che ci fa capire che siamo sulla variante più prestazionale, ma tutto sommato poi troviamo le novità del restyling, quindi la strumentazione, eccola qui, interamente digitale, una sorta di Audi Virtual Cockpit un po' semplificato ma comunque molto bello, e il super display da 9.2 pollici se non vado errato al centro, anche con le gesture che abbiamo già visto nella nostra prova anche in compagnia di Andrea Galeazzi. Ma parliamo delle prestazioni, perché con il restyling è arrivata anche qualche piccola novità dal punto di vista dei motori. Rimane il 2 litri 4 cilindri turbo TSI, però guadagna qualcosina, 10 cavalli e 20 Nm per metro in più, e quindi si arriva a 310 cavalli e 400 Nm per metro di coppia. La trazione rimane integrale 4Motion con frizione Aldex, quella di sempre, ma l'accelerazione da 0 a 100 vi fa già capire di cosa stiamo parlando, perché la Golf R Restyling va da 0 a 100 in 4,6 secondi, insomma niente male. In Germania i prezzi partono da circa 40.000 euro, vedremo un po' quali saranno invece le cifre in Italia, ma più o meno saremo intorno a questa cifra, quindi un'auto non per tutti ma veramente sfiziosa. Fatemi sapere nei commenti qui sotto quale prendereste, la Seat Leon Cupra Restyling, quindi trazione anteriore, differenziale meccanico autobloccante, o questa Golf R Restyling col 4Motion? Raccontatemelo!